Il binomio donna-impresa fa un piccolo passo avanti, nonostante la crisi. Alla fine del dicembre 2011 l'Osservatorio dell'Imprenditoria Femminile di Unioncamere ha segnalato che sono quasi 7.000 in più rispetto al 2010 le imprese rosa. In aggiunta a questo dato c'è il fatto che il saldo delle imprese femminili compensa la performance poco brillante delle imprese al maschile, che hanno fatto registrare un bilancio in rosso per circa 6.000 unità. Lazio e Lombardia sono le regioni che nel 2011 hanno fatto registrare gli incrementi percentuali più consistenti. Si partirà da questo e si parlerà di molto altro al convegno Innovare per crescere, le nuove opportunità tra Real Estate e Costruire Sostenibile, organizzato dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità e che si terrà martedì 18 settembre presso la Camera di Commercio di Brescia. E poiché la necessità di pareggiare le differenze di genere in tutti gli ambiti è uno dei cardini dell'attività della nostra commissione, è emersa la volontà di affrontare questa tematica che riguarda le imprese femminili nel settore delle costruzioni, settore che comporta ancora delle forti discriminazioni verso le donne. Le donne incontrano sempre molte più difficoltà, oltre a quelle comuni che riguardano anche le imprese a guida maschile, che sono comunque la burocrazia, che comunque è troppo giudicata troppo pesante, o il rapporto con il credito, che è molto problematico, però ribadisco che comunque per le donne la causa principale di questa difficoltà e lo scetticismo e i pregiudizi che permeano tutti questi settori prettamente maschili. E la soluzione non può essere il fatto che la donna lasci il lavoro per stare con la famiglia o viceversa? Assolutamente no, la donna deve riuscire ed è in grado comunque di conciliare i tempi tra famiglia e lavoro. Un convegno per capire il segreto del successo delle aziende targate donna e per cercare di comprendere cosa sarebbe meglio alleggerire per non aggravare inutilmente il lavoro che le donne hanno imparato a svolgere, forse anche meglio degli uomini. La vicinanza al lavoro delle donne soprattutto nel nostro settore, un settore dove fino a pochi anni fa le donne al massimo erano delegate a fare o segretarie o curare l'amministrazione. Oggi invece la donna è sempre più presente nel nostro mestiere e io direi che anzi è presente anche sui cantieri e ha portato un valore aggiunto. Poi per il coraggio che hanno le donne e anche la passione che ci mettono. Non per nulla la donna tante volte spesso è più passionale dell'uomo, per cui in questi momenti c'è proprio bisogno di passione e credo che le donne possono veramente, anzi lo stanno dimostrando, stanno portando quella passione che forse a noi comincia un po' a scemare. Oggi vedo che la donna, anzi tante volte riesce meglio dell'uomo a trovare un rapporto umano che forse una volta trovava con difficoltà, magari anche per colpa del mondo maschile sicuramente. Oggi mi sembra invece che la donna sappia farsi valere, quindi non mi sembra poi che subisca ancora questa discriminazione.